Saranno anni di grande innovazione, innovazione tecnologica, innovazione organizzativa, nuovi modelli di offerta di servizi ai cittadini più integrati, più veloci, una sanità più vicina e digitale. Allora la mia idea è che tutto questo si può e si deve fare avendo un'idea molto chiara dello sforzo, ma anche costruendo una nuova partnership pubblico-privato, non soltanto per avere maggiori risorse, ma soprattutto perché nessuno ce la può fare da solo. Io credo che il privato in questo momento debba assumersi la responsabilità di contribuire a una qualità della vita nei nostri contesti, e noi che siamo rappresentanti delle aziende sanitarie e del servizio sanitario siamo interpreti anche dei bisogni delle persone. Quindi vedo un grande spazio di sperimentazione, di innovazioni e di costruzione di un modello organizzativo diverso che ci veda davvero tutti parte di uno stesso progetto, anche con il privato no profit, penso proprio al ruolo della società civile. Ecco, è un grande sforzo collettivo che dobbiamo fare, nessuno può dire agli altri è compito vostro, ognuno deve guardare a quello che può fare per contribuire a un progetto comune. Ma il Lazio può essere anche emblematico da questo punto di vista, no? 10 anni fa nessuno avrebbe scommesso forse che potesse tornare ad essere un'azienda importante, una regione importante nel panorama nazionale. Questo si fa con il lavoro, con l'impegno, la grande capacità di essere squadra, di fare sistema e non scoraggiarsi, no? Affrontare i problemi per risolverli e non per criticare o fare sterili polemiche. Ecco, credo che questo sia soprattutto il punto di vista del management. Il cambiamento non ci deve far paura e le regioni anche in questo momento stanno facendo tutte un grandissimo lavoro, molto impegnativo, e questo può insegnare che se in questi 2 anni abbiamo avuto questa grande capacità di risposta a livello locale ma anche a livello nazionale, vuol dire che questo paese ha all'interno le risorse per venirne fuori bene. Questa è davvero la sfida, no? Quindi spendere, ma anche spendere bene, spendere in maniera veloce. Quindi la velocità e la qualità sono 2 aspetti fondamentali, no? Non possiamo pensare che questo sia un piano di opere pubbliche soltanto, no? È un piano per ricostruire e rinnovare i nostri servizi. Quindi dobbiamo fare attenzione anche al funzionamento delle cose, perché per il cittadino è importante la risposta che gli si dà, non soltanto il posto dove andare. E io credo che dobbiamo fare l'uno e l'altro, e questo è un motivo per il quale la cosa non è facile, ma giustamente non possiamo non farla, perché questa opportunità di avere dei soldi, delle risorse nuove, 2 anni fa se qualcuno ce l'avesse detto non ci avremmo creduto. Allora è stato drammatico vivere, diciamo, questa esperienza che ancora resta, che ha indebolito tutto il paese e il mondo intero. Però questa voglia di rinascere, questa capacità di ripresa e di resilienza passa attraverso anche una maggiore capacità e rapidità del nostro modo di lavorare, di prendere decisioni e di poi di implementare tutto quello che dobbiamo fare.